Io sono Barbieri Francesco, che sono venuto insieme al gruppo del Too Cool, insieme al gruppo anche di Mantova, di Mario Rigon e Davide Brioni. Dunque, la particolarità di questa nostra spedizione, oltre ai soliti lavori di ripristino macchinari, allargamento dalla rete idrica e compagnia bella, la particolarità, insomma, è questo progetto Moringa, che praticamente si tratterebbe di piantare 600 o anche più piante di questa pianta, che praticamente ha la particolarità di essere originaria, mi sembra, del Senegal, comunque dalla fascia tropicale, e già in altri paesi hanno fatto questi progetti per allargare la coltivazione di questa moringa, perché ha delle particolarità appunto molto adatte ai climi siccitosi, sopporta anche anni di siccità e ha delle qualità organolettriche molto importanti. In pratica, Alessandri. da studi fatti, sia praticamente le foglie sono mangiabili sia dagli uomini che dagli animali, previa cottura, con varie ricette. Poi si chiama Oringa olearia, appunto perché produce un baccello che vedrete poi nel filmato, o bilobato, trilobato, parecchio lungo, 30-40 cm, che dà un ottimo olio per i vari usi di cucina e compagnia bella. Si pensi che addirittura a parità di peso, una università americana ha stabilito che a parità di peso, non so, 1 chilo di foglie di moringa equivalgono 4-5 volte le vitamine dell'arancia. Ciò per dire il valore, oltre alle proteine anche, e altri componenti. Dopo di questa pianta ci sono anche note delle proprietà delle radici e della corteccia, anche dei fiori medicamentose per altri usi. Comunque lo scopo principale è il baccello per l'olio e le foglie mangerecce per gli animali e per gli uomini, che abbiamo assaggiato anche noi qua nella comunità. Ha un sapore abbastanza buono, eccetera eccetera. Dopo, come ultima particolarità, concludendo che appunto questo nostro lavoro contribuisca a una maggiore autosufficienza alimentare per i nostri amici eritrei. Se vuoi aggiungere qualcosa, no? Per cercare di far partire questa piantina che con una temperatura come c'è appunto qui da noi, qui a Feledareb, stiamo preparando gli invasi e un impianto di irrigazione a drip, perché specialmente il primo periodo dobbiamo tenere il terreno fresco perché lei possa prepararsi un apparato radicale molto profondo per difendersi poi dalla siccità. Grazie. Dunque, qua siamo nel reparto triturazione, che a prima vista sembra un lavoro di seconda importanza, invece per triturare tutte le ramaglie, la roba, si arricchisce il terreno mescolandolo con il letame e altri enzimi, bagnandolo bene. Tra 3-4 mesi diventa un compost bellissimo per le verdure, i campi, insomma, in genere. Dunque, qui sotto le serre vedete un bel pezzo di terra coltivata a erba medica che serve per l'alimentazione delle quattro mucche che hanno qua nell'azienda. In Italia sembrerebbe una cosa ridicola mettere l'erba medica sotto una serra, ma qui c'è bisogno più che scaldare, ombreggiare, altrimenti si secca e non viene su bene. Insomma, questo
è un sistema che è stato provato che è il migliore per l'erba medica.